Per il vostro soggiorno in Liguria, Hotel Milano, in Corso Garibaldi, nel pieno centro di Sanremo, in una villa stile Liberty, è a vostra disposizione tutto l'anno. I carabinieri di Sondrio hanno arrestato il 18enne fidanzato della giovane di 23 anni, trovata senza vita in un dirupo a Roncale, in Valtellina. L'accusa è di omicidio e di tentato omicidio nei confronti di un 35enne colpito in varie parti del corpo a circa 200 metri da dove venne trovata la donna. Non è stato ancora identificato il cadavere trovato nel cortile di una casa in ristrutturazione in via Patrioti a Guanzate. Il corpo era sepolto sotto 2 metri di terra e sarebbe in quel posto da circa 4-5 mesi. Dovrebbe comunque trattarsi di un trentenne sparito nel giugno scorso, ucciso probabilmente per uno sgarro. Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Ponte Seveso all'incrocio con via Tonale a Milano. La sua moto si è scontrata con una vettura che stava svoltando a sinistra. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso. 4 persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente avvenuto all'incrocio semaforico tra Viale Milano e Via Cadamosto a Lodi. All'origine dell'impatto, il mancato rispetto della segnaletica semaforica da parte di una delle due auto. Prima seduta del nuovo Consiglio provinciale a Lodi. I 10 componenti del Consiglio eletti domenica scorsa si ritroveranno a Palazzo San Cristoforo giovedì 9 ottobre. All'ordine del giorno il giuramento del presidente Mauro Soldati e la programmazione dei lavori. Raccolta straordinaria di cibi per cani domani a Lodi. Per iniziativa dell'Associazione Amici degli Animali verranno raccolti i generi alimentari all'uscita del nuovo market degli Amici a Quattro Zampe in Viale Milano. Saranno poi messi a disposizione del canile provinciale gestito da Atica. Un romeno di 17 anni è stato fermato dopo essere stato scoperto con lo zaino pieno di generi alimentari rubati in un supermercato di Viale Marconi a Codogno. I carabinieri hanno recuperato la merce e l'hanno restituita al supermercato. Il 17enne aveva la madre fuori dal negozio che lo stava aspettando. Un 34enne residente a Gadesco è stato arrestato a Cremona dai carabinieri. Spacciava marijuana agli studenti della città nello scalo autobus di Via Dante. In casa i militari gli hanno trovato 40 grammi di droga.